Ciao ragazzi, vi mostro questa foto. Questo è il quadro che si chiama L'Urlo di Munch, un artista eh, norvegese che passeggiando su un ponte in un pomeriggio eh, vede il cielo tinteggiato di rosso, il fiume, tutto ciò che eh, circonda la natura di questo forte colore, e se ne prende un po' di, di paura. E penserà di disegnare questo quadro con questa persona che urla proprio descrivendo la sua emozione stiamo parlando della paura e l'urlo è eh, diciamo la manifestazione più diretta di quello che è questa emozione eh, quando ci prende all'improvviso la paura è un, un sensore diciamolo così che eh, ci permette di captare i pericoli ci permette di accendere tutti i radar dei nostri sensi per um, individuare una situazione che sta minacciando la nostra incolumità. E la, vi faccio alcuni esempi. Ad esempio, quando sentiamo dei rumori improvvisi, eh, qualche anno fa sulla tangenziale di Bologna è esplosa un'autobotte piena di carburante e il boato che ha creato in tutta la zona e tutti coloro che l'hanno sentito... Hanno avuto paura per un attacco terroristico eh, e hanno intasato i centralini delle forze dell'ordine. Oppure, un altro esempio, eh, quando si cammina soli per strada sentiamo dei rumori e ci spaventiamo, magari qualcuno che cammina può rappresentare per noi una minaccia, oppure a casuccia quando facciamo i campeggi e usciamo dalle nostre tende di notte dopo l'orario di silenzio pensando di aver preso in giro tutti gli animatori e durante la notte sentire eh, dei passi nella natura e allora pensiamo subito che magari un cinghiale ci sta per attaccare e, ecco ho un'altra paura che ci capita e che vi capita spesso è a scuola quando il professore fa l'appello per l'interrogazione con il suo dito scorre Tutte le lettere dall'alfabeto. Io mi ricordo ancora quando ero a scuola con la lettera B nel mio cognome, quando passava l'inizio, l'avevo passata. E, ecco, ci sono tanti tipi di paure, e in particolare, per esempio, viviamo anche la paura di sbagliare, la paura di non essere all'altezza. Ma come si manifesta la paura? Beh, la prima cosa che ci viene in mente di fare è se possiamo scappare, quindi la fuga. O un altro aspetto in cui vediamo molto evidente la paura è il freeze, cioè che quando non puoi scappare ti congeli, ti blocchi, rimani immobile, come per esempio per le interrogazioni, talino scappi. Oppure eh, il nostro corpo reagisce alla paura quando proprio ehm, è molto intensa e molto forte, il nostro corpo perde i sensi, sviene. Quindi eh, la paura è un'emozione naturale. È un'emozione normale che ognuno di noi ha, che fa parte della nostra, eh, del nostro essere viventi, aver paura, proprio perché è un campanello d'allarme, è un radar che capta le situazioni che ci mettono in pericolo. Ed è molto importante che noi ascoltiamo le nostre, le nostre paure. Non è vero nulla quando ci dicono o quando vi bi dicono se vi hanno mai detto che aver paura è roba da femminucce. No. Questo è un stereotipo di genere veramente triste, perché la paura ce l'abbiamo tutti, anche i più grandi e più coraggiosi viviamo la paura, proprio perché è quel campanello d'allarme che mi serve per proteggermi dal pericolo, per individuare io personalmente il pericolo. Certo, ovviamente non dobbiamo esagerare, non dobbiamo essere catastrofisti, perché dobbiamo sempre misurare le nostre paure con la realtà che stiamo vivendo. Come, per esempio, quando a volte vediamo un ragnetto e si urla. Eh, magari pensiamo che non è un ragnetto, ma uno squalo che ci sta attaccando. No, è solo un ragnetto. Quindi dobbiamo anche misurare le nostre paure alla realtà che ci circonda. Ma provate a pensare ad, altre, ad altri esempi. Mi viene in mente Valentino Rossi. Ma voi pensate che? Piloti come lui, Jorge Lorenzo e tantissimi altri che sfidano le leggi della fisica vanno a 300 km orari su un due ruote e non è pericoloso e non c'è da aver paura? Beh, certamente c'è da aver paura e non è che loro non hanno paura, ma riescono sicuramente ad amministrare la paura, a fare i conti con la paura del pericolo che stanno facendo e vivendo. Ovviamente, tutto questo fa parte di un allenamento. Non vanno sulla moto così perché sono bravi, ma la loro bravura è eh, calibrata anche da un intenso allenamento, un'intensa sollecitazione eh, a tutto ciò che riguarda la gara sulla moto. Quindi non c'è soltanto una capacità, un talento personale come alcuni e la potenza della moto, ma c'è anche disciplina, c'è anche un lavoro di preparazione. I preparatori atletici di questi piloti eh, dicono che è molto eh, difficile preparare un pilota eh, di quel livello, anche perché deve, eh, come dire, eh, si fa un lavoro sulla dieta. Sulla corporatura si fa un lavoro di concentrazione e attenzione, soprattutto i piloti non, 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 non assumono alcolici o non assumono droghe proprio per mantenere tutti i livelli di concentrazione molto allenati e alti e ovviamente fanno i conti anche con la paura. Il fatto di allenarsi sempre e abituandosi a quelle alte velocità fa i conti con la paura e imparano imparano a gestirla, a viverla. Ecco, la paura, questo per dire semplicemente che può essere gestita, eh, non necessariamente esserne presi di assalto in qualche modo. Quindi cosa possiamo fare? Beh, sicuramente quando noi abbiamo paura, una cosa che possiamo fare è quella di parlarne con qualcuno, ovviamente qualcuno di cui ci fidiamo. E altrimenti potremmo incorrere anche a quegli eh, stereotipi di genere eh, molto tristi eh, quindi parlare con qualcuno di cui ci fidiamo poi sicuramente è quello di imparare ad accettare delle paure anche io ho delle paure anche eh, i grandi come dire come i grandi come Valentino Rossi hanno oh, paura ma non per questo e eh, ci sono delle paure che ci portiamo nella vita ma bisogna imparare a gestirle a conoscerle eh, oppure ehm, cercando di eh, chiedere aiuto quando siamo in preda al panico e io vi volevo parlare della paura proprio perché eh, volevo oh, Mostrarvi alcuni esempi nella Bibbia di personaggi biblici forti, grandi, importanti che sono partiti proprio dalla paura e me ne viene in mente uno, eh, Giosuè. Giosuè è colui che prende il posto di Mosè. Mosè ha guidato questo popolo dall'Egitto alla terra promessa, passando addirittura per il Mar Rosso, inseguito dagli egiziani. E noi vediamo che Giosuè si trova, lui è alla scuola di Mosè, ma quando Mosè non c'è più, morirà, allora Dio individuerà Giosuè alla guida del popolo. E guardate un po', nel capitolo 1 di Giosuè noi leggiamo eh, queste parole di Dio a Giosuè. Giosuè 1.9 che dice «Non te lo io ho comandato?» Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai. Sono delle belle parole, Dio dice: non ti spaventare, non ti sgomentare. In... Sii forte, renditi forte e coraggioso, perché non sei solo, sono con te. La cosa bella di questo testo non, è, non sono solo queste parole. Ma in questo capitolo Dio ripeterà più volte queste parole a Giosuè. E quando nella Bibbia troviamo una ripetizione, vuol dire che è qualcosa di importante. Ora, io mi immagino Giosuè che era preso dalla paura, dall'ansia di guidare un popolo come lo ha fatto Mosè, sostituire Mosè. È una cosa veramente, un'ansia da prestazione pazzesca. È come davanti a tirare un calcio di rigore, no? E allora eh, penso a Giosuè che forse per aver ricevuto queste parole di incoraggiamento da Dio più volte, vuol dire che forse era spaventato, era ansioso, era, aveva paura di non essere in grado di fare questo. Ma la cosa bella è che Dio gli dice: Io sono con te dovunque tu andrai. Il Signore conosce le nostre paure. E vi voglio far presente un altro elemento, un altro personaggio della Bibbia. Eh, che mi è piaciuto particolarmente proprio perché ho letto queste parole ed è l'esempio di Josaphat nel secondo libro della Cronache a capitolo eh, 20. Leggo solo qualche versetto. Il versetto 3 dice: Josaphat ebbe paura e si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Ma perché Josaphat ha paura? Josaphat ha paura perché un popolo pagano vuole attaccare il suo regno solo che si rende conto e sa che lui è in netta minoranza rispetto al popolo che lo vuole attaccare e la cosa bella di questo testo è che lui non nasconde la sua paura il narratore non ci nasconde la paura di Giosafate e dice lui ebbe paura e la prima cosa che fa è andare a cercare aiuto cercare aiuto da Dio cercare rifugio mettendosi a nudo e poi dice ancora al versetto 12 di seconda cronaca 20 lui dice queste parole. Noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Sono ancora le parole di Giosa fatte a Dio. Noi non sappiamo cosa fare. Sono impietrosito dalla paura. Questi sono più di noi. Ma come fare? Invece di andare a cercare soluzioni, la soluzione la trova nel chiedere aiuto a Dio. Colui di cui si può fidare. E poi ecco la risposta attraverso il profeta Yaziel che dice: Non temere, dice il Signore, e non ti spaventare a causa di questa grande moltitudine, perché questa non è battaglia tua ma di Dio. E qui il profeta dice a Josafat Non aver paura, perché questa è una battaglia di Dio e questa è la risposta di Dio a Josaphat proprio anche perché nella sua umile richiesta sente il bisogno di Dio. E quindi quando tu hai paura, quando ti senti congelato, quando hai voglia di scappare, quando hai paura anche di svenire e di fare delle cose eh, che pensi di non saper fare, ricordati. Che, eh, puoi imparare sia ad amministrare la tua paura ma anche chiedere aiuto a Dio perché lui ti dona quella serenità e quella pace nonostante la paura di affrontare la, la tua sfida ecco eh, è importante e la paura non è una cosa che Dio non conosce eh, Dio la conosce bene e sa che abbiamo paura davanti a cose grandi ma eh, eh, Dio è contento quando tu vai da lui gli mostri le tue paure e gli chiedi il suo aiuto. Il mio invito è sfidalo, diglielo, chiediglielo e poi l'esperienza ti potrà dire se quel Dio non ti ha dato la risposta. E voglio lasciarti con un testo, il testo che troviamo in un salmo che si sposa bene col nostro essere scout perché sempre in aiuto alla paura Dio eh, attraverso il salmista Davide ci dice queste parole. In Salmo 34, versetto 7: L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. L'angelo di Dio mette la tenda accanto alla tua e ti libera. È bella questa immagine. È bella questa immagine perché, ancora una volta, in un altro libro della Bibbia, a causa della paura, Dio viene in soccorso a chi glielo chiede. Quindi ti invito e ti incoraggio nel cammino che tu fai, nella strada che intraprenderai, che troverai la paura. E ricordati che quella paura è un campanello d'allarme e che il Signore può darti la capacità e la forza di affrontarla, incanalarla e usarla per il successo della tua vita. Che il Signore ti benedica. Ciao.